Benvenuti, ben ritrovati, un'altra puntata di Res Publica, Sicilia chiama Europa. Facciamo questo focus politico certamente sulle elezioni ad Erice in provincia di Trapani, sapete che si vota anche a Petrosino, ma visti gli ospiti che ho in studio sono certo che spazieremo anche su questioni regionali e perché no anche su questioni nazionali. In studio ho alla mia sinistra il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Maurizio Miceli. Buonasera. Grazie per essere qui, Miceli. Grazie dell'invito. Alla mia destra invece il commissario provinciale dell'UDC, Fabio Bongiovanni. Grazie. Buonasera, Bongiovanni. Grazie per l'invito, ben trovati. Lo vedete già inquadrato, anche il coordinatore provinciale del Movimento Via, Angelo Rocca. Grazie a Rocca. Buonasera, per essere qua grazie per a voi. Noi. Beh, sono con tre pezzi grossi, diciamo certamente tre che determinano per il ruolo che hanno le vicende politiche nel territorio, in particolare tre di quelli che hanno assolutamente contribuito alla formazione di liste, delle coalizioni, di quello che ormai è quasi certo, mancano pochi giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati sindaco e dei candidati a consiglio comunale in quel di Erice e quella di Petrosino. Partiamo proprio analizzando quello che è stato fatto in questi mesi, anche abbastanza movimentati, per quanto riguarda il rinnovo dell'amministrazione comunale ad Erice. Iniziamo da chi? Iniziamo da più anziano, sia in termini di esperienza politica che anche anagrafici, perché abbiamo la stessa età, cioè Fabio Bongiovanni. È vero. Fabio, in questi giorni si sta aspettando appunto la presentazione delle liste ufficiali al credo sia stato aperto ieri il termine. È stato aperto venerdì, sì, noi stiamo registrando di sabato, quindi l'altro ieri per chi ci vede in prima messa in onda di domenica, e quindi ormai diciamo che, a meno che non ci saranno colpi di scena, i dadi in questo caso sono tratti. Naturalmente sì, si appresta una campagna elettorale per il territorio vicino che vede una proposta politica quadripartita in questo senso e con una coalizione su base civica, con una presenza politica importante, quella nostra è organizzata, strutturata, soprattutto vorrei dire quella nostra e quella del PD, che sostiene la candidatura della sindaco uscente Daniela Toscano. Non sfugge per il ruolo che rivesto la peculiarità del fatto che ritorna l'UDC a farsi presente al giudizio degli elettori su Erice, perché siamo stati non presenti nel passato consiglio comunale già da 5 anni. È stata una sfida quella di poter riportare il simbolo, di poter costruire una lista tale che possa agevolmente non solo superare lo sbarramento del 5%, ma essere una di quelle condizioni determinanti e decisive per poter determinare, piacendo chiaramente al corpo elettorale, l'affermazione della sindaca uscente. In questo quadro ci confrontiamo naturalmente con le altre proposte politiche e mettiamo sul campo la nostra esperienza, le nostre proposte che abbiamo fatto inserire nel programma della sindaca e sulle quali naturalmente il giudizio degli elettori è sovrano, come si dice sempre, al di là poi delle contrapposizioni politiche, naturali che ci sono, poi è il giudizio degli elettori che mette in ordine tutto e il giorno 12 vedremo quale sarà questo responso. Miceli, la domanda diciamo è la stessa in un certo senso, aspettiamo appunto la definizione ufficiale ormai appunto delle liste, voi ci siete, è stata un po' tribolata, lo dico io, poi vediamo se è così oppure no, la vostra decisione finale, sostenete la candidata sindaca Silvana Catalano. Ma guardi, è stata tribolata, capisco in quale accezione vuole dire lei, direttore, è stata tribolata per un motivo, perché noi abbiamo cercato fin dall'inizio un approccio di sistema, non un approccio solitario. Cosa non è poi forse era meglio cercare un approccio solitario, perché di sistema non se ne poteva parlare, perché il centrodestra è totalmente assente. E mi piace... Anche se mi permette, scusa, mi chiedo scusa se mi inserisco, dico tutti e tre gli ospiti stasera rappresentate in un certo senso il centrodestra, no? Assolutamente sì. Via, e l'anomalia è tutta lì, noi lo rappresentiamo a livello regionale, in teoria lo rappresentiamo come coalizione ideale a livello nazionale, posto che una parte del centrodestra è al governo e l'unico partito d'opposizione è quello che mi onoro di rappresentare io nel territorio, che è Fratelli d'Italia. Su Erice, diceva l'assessore Bongiovanni, la peculiarità è il ritorno dell'UDC in campo su Erice. No, la peculiarità è il ritorno dell'UDC in campo assieme al Partito Democratico in una Sicilia in cui l'UDC è presente
nel governo regionale. E questa è la grande anomalia. Nel centralismo romano da cui sei abituato, no, sì, no, è chiaro. No, le caserme le lasciamo ai partiti romani, no, non a quelli territoriali. No, ma l'altra grande anomalia è... L'anomalia è a Sciacca, dove per esempio voi riuscite a portare un candidato sindaco che è fuori da ogni schema logico di centrodestra, tanto per dirne una. Ma l'anomalia... Lasciamole stare i territori, fare, Maurizio. I territori nella storia della politica della Repubblica hanno sempre determinato scelte autonome. No. Però facciamolo parlare. È facile. Sai cos'è? La plastica non è una strumentalizzazione, è una questione di serietà di approccio. E ti dico di più, la prova plastica della peculiarità dell'UDC su Erice è il fatto che abbiamo scelto come commissario proprio Nacci, che per 20 anni ha fatto l'opposizione a Tranchita e a Daniela, e che oggi è nominato commissario dell'UDC, che Maurizio, si è consegnato... Ma se si è messo a Pino Ferrantelli a Marsala dentro, che ha fatto 20 anni di democristianeria, di cosa? Ma cosa mi parli? Aspetta, delle singole persone? Aspetta, il dottore Nacci non è una persona corretta? Aspetta, no. Non è una persona per bene? No. Non è stata una figura simbolo dell'UDC, che è il mio orgoglio personale avere riportato nell'UDC. È mio orgoglio personale. Lo stesso lavoro stai facendo tu in tutti i territori, andando a ripescare nelle liste, anche a Trapani, nel Consiglio Comunale, persone che sono lontane dalla storia di Fratelli d'Italia. Non mi permetto di dire e di sindacare le scelte di Fratelli d'Italia. Sai qual è l'equivoco? L'equivoco è che chi viene in Fratelli d'Italia, che sta facendo un progetto inclusivo, perché noi vogliamo diventare la anche foto... quelli che se ne vanno con Giovanni, però facciamolo parlare. Chi viene in Fratelli d'Italia sa una cosa, Fabio, che chi viene in Fratelli d'Italia con la sinistra, col proprio simbolo, non ci andrà mai. Punto. Che è una cosa che invece con voi perché rimane lo schematismo mentale che vi porta inchiodati a una questione, non ha un'idea di politica e di democrazia dei territori. La democrazia dei territori voi non riuscite a comprenderla. Fabio, scusami. Se mi consenti di parlare, di fare un ragionamento politico, io ne sarei grato, perché tu sei per anagrafe e per ruolo istituzionale sicuramente più esperto di noi, e quindi ti invito ad essere anche un po' più cortese. Io ti invito ad essere sturziano nel ragionamento. No, ti dico, Nacci, ma ci mancherebbe, io non posso dare patente di correttezza o meno a nessuno, né nessuno si deve permettere di darle a me. Nacci, consentimi di dire però che almeno sia disonesto intellettuale. No. E forse incapace amministrativamente. No, non ti posso consentire una cosa. Dici di no, non lo puoi dire, assolutamente. Aspetta, no, no, grazie. Anzi. Grazie, scusami. Hai ragione. Scusatemi, telespettatori, se prende il telefono. Tranchita, la disonestà intellettuale e politica del consigliere Nacci, articolo del 25 novembre del 2015. Se vuoi te lo passo. 2015, parliamo della primitiva. Tu nel 2015 dove eri nel 2015? Fabio, a momenti eri nella Lega nel 2015. Scusa, no, io nella Lega non ci sono mai stato. Noi abbiamo avuto interlocuzioni tali per cui non mi fare rivelare cose che sappiamo noi due. Scusami, ho avuto tessere della Lega. No, non l'hai avuto, ma c'è stato un momento in cui dovevi scegliere le posizioni. Sono stato mai iscritto a un partito fuori da Fratelli d'Italia. Sono una persona. Nel 2015. Scusami, ho avuto parenti deputati del Movimento Sociale Italiano. A me che mi si possa dire che non sono di destra, non me lo può dire nessuno. A Nacci, che ha cambiato dall'UDC al PSI, gli si può dire di tutto. Insieme seduti a Piazza Notaio, io e tu, quando tu mi consigliasti, mi chiedesti un consiglio, se ti chiedi un parere per essere eventualmente. Ma è un altro discorso. È un altro discorso, quindi lasciamole stare questa cosa. Rocca, ero con la Lega. Rocca, no, scusami, un Nicola, caffè, no, caffè, no, Nicola, scusami. Un caffè, un cornettino. Scusami, Nicola, direttore. No, stavamo intanto godendoci la trasmissione di Angelo Rocca. Mi piace l'entusiasmo di Fabio e il nervosismo, perché una volta tanto che sono d'accordo con Tranchita quando dice che Nacci è disonesto intellettuale, capace amministrativamente, questa è storica, potrebbe andare a Striscia dovresti questa festeggiare. È storica veramente, dovresti festeggiare. Questa è davvero storica da parte una tua. Volta che sono d'accordo con Tranchita, e questa è storica, questa va su Striscia la segniamo, la segniamo, questo è importante. Comunque, finiamo l'analisi. Dopodiché purtroppo la politica, e questa è una cosa, ed è un approccio che, come dire, forse essendo un po' troppo giovane, mettiamola così, è un approccio che ho avuto fin dall'inizio, quello di cercare di sposare una logica di ragionamento politico. Talvolta purtroppo ho capito che la politica, e l'ho capito in qualche misura anche a mie spese, la politica si parla un po' troppo addosso, gioca molto sui calcoli, devo dire che le leggi elettorali che ci sono in Sicilia non aiutano in questo senso. E invece alla fine dopo tante cose, tante situazioni che si sono venute a creare, interlocutori forse un po' fragili, forse un po' troppo, diciamo, scaltri in alcuni casi, abbiamo deciso di fare l'unica cosa per cui, che poi mi ha riportato, insomma, nell'alveo di quella che è la logica del mio partito, nella logica della mia leader, noi non facciamo e non siamo mai portati a fare la scelta più facile.
Dobbiamo sempre fare la scelta giusta ed è per questo motivo che abbiamo scelto di andare a sostenere Silvana Catalano, che nel panorama è una persona seria, garbata, competente, che vive nel centro storico di Erice, quindi conosce perfettamente i problemi della parte, diciamo, più turistica forse di quello che è il territorio ericino e di uno dei punti più importanti del territorio siciliano, a mio modo di vedere. E questa scelta secondo me pagherà sotto i termini, appunto, ovviamente dei consensi che riusciremo a raggiungere, sotto il termine comunque della nostra dignità. Noi abbiamo la possibilità, che altri forse non hanno, e non mi permetto di dire chi, di poterci guardare allo specchio e andare orgogliosi, quando ci confrontiamo con il nostro elettorato, delle nostre idee e della posizione che abbiamo deciso di spendere su Erice. Angelo Rocca, diciamo, esordiamo appunto con l'analisi del momento, appunto, che riguarda soprattutto la coalizione che sostiene Piero Spina, oltre che ovviamente il Movimento Via che Rocca rappresenta. Beh, c'è da fare intanto una premessa. Al netto della territorialità, che magari in certi casi è anche giusta, però è divertente vedervi, insomma, battibeccare su l'origine sturziana che c'è. Sì, però devo dire che è veramente però ogni tanto divertente aprire questa parentesi e cercare di capire magari come spiegare il posizionamento di un partito o magari di un altro partito nel panorama politico territoriale, perché a prescindere che magari ci possano essere alcune situazioni che magari sono in cui si è costretti, ecco, a fare determinate scelte, ce ne sono altre dove magari quelle scelte potevano essere diverse. Non sto qua a dire quali e quando sono successe, lo sappiamo benissimo tutti, almeno quelli che siamo in questo studio sicuramente. Detto questo, noi la nostra scelta l'abbiamo fatta, l'abbiamo proposta ed è Piero Spina. L'abbiamo proposta anche in tempi non sospetti. Devo dire che non è mai arrivata una risposta né positiva né negativa quando allora si parlava e si stava cercando di organizzare una coalizione. Ed ecco, vi devo dire, in quel momento forse era proprio quello il momento in cui il centrodestra spontaneamente doveva dire: va bene, togliamo tutto di mezzo e cerchiamo di fare una battaglia unitaria per un territorio che probabilmente ne ha davvero bisogno. Questo non è successo. Non è successo per personalismi, non è successo per voglia di competere e far capire chi è più forte di chi. Non lo so, non mi interessa, anche perché ormai siamo in una fase talmente successiva e avanzata che non avrebbe senso nemmeno, secondo me, discuterne. Abbiamo cercato di creare attorno a Piero Spina una coalizione forte, con delle liste ben strutturate, con delle liste che ad un certo punto si sono composte, non dico quasi da solo, ma quasi da sole, ma abbiamo visto che ci sono state tante persone che si sono avvicinate spontaneamente per candidarsi, dare una mano e dare il proprio contributo alla partita che abbiamo deciso di giocare. Piero mi sembra un ottimo candidato, è un professionista, giovane, un ragazzo che comunque ha già fatto politica, quindi sa di che cosa sta parlando, conosce bene il territorio in quanto ericino doc, è persona che ha anche amministrato, e penso che potremmo raggiungere un risultato da qui alla fine delle elezioni abbastanza positivo. Rocca, l'ago della bilancia in questa elezione ad Erice chi è? La Catalano? Non lo so. La coalizione che la sostiene, ovviamente, non so. Assolutamente sì. Tra l'altro io non la conosco personalmente, però mi dicono essere anche una persona interessante, una persona preparata. Però dico, non so se l'ago della bilancia possa essere o meno lei. Secondo me i risultati della sindaca uscente e di Piero Spina saranno i due risultati più importanti. Sui quali si deciderà, insomma, un attimo come
Quindi in questo, e oggi non c'è in studio, l'ho detto già nella trasmissione appunto di venerdì, ho spiegato perché, ovviamente la scenografia è questa, la nostra scelta, normalmente Respubblica propone due sedute con al massimo due ospiti, vista la mole, come dicevo venerdì, dei candidati, degli aspiranti consiglieri comunali e la necessità di dare quanto più spazio a tutti, sempre per rispetto della par condicio, abbiamo allargato e cambiato un po' la scenografia con questo semicerchio, ponendo tre sedute. Ma i candidati a sindaco sono quattro, non possiamo averli ogni volta tutti e quattro gli esponenti in studio. Va da sé che in questo mese di trasmissioni ci sarà una rotazione tale che tutti saranno ovviamente rappresentati. Oggi per esempio manca il responsabile, uno dei coordinatori, diciamo, dei partiti, dei movimenti che appoggiano il candidato sindaco Maurizio Oddo, però in un certo senso è presente in qualche maniera, che faccio domande appunto che riguardano adesso il candidato Oddo. Diceva Rocca, la partita, bene o male, il risultato, secondo lui ovviamente, è da decifrare soprattutto per quanto riguarda Daniele Toscano e Piero Spina. È ovviamente una mia opinione. È una sua opinione. Quindi questo significa che dà per scontato che Oddo insomma non compete e nemmeno la Catalana. Non lo do per scontato, però... Giustamente la domanda che tu gli hai posto e la risposta di Angelo sono corrette, cioè purtroppo il problema è sempre di fondo, è la legge elettorale che venne fatta da Crocetta e che a me il centrodestra di governo regionale non ha modificato, perché quando tu hai la possibilità di vincere al primo turno col 40,1 voto rispetto agli altri, per gli avversari il compito dell'ONU è arrivare al 60,1 voto. Esatto. Allora, per arrivare al 60,1 voto tutti e tre, in questo caso gli oppositori, sono decisivi. Perché se la Catalano prende un bel risultato, se Spina prende un bel risultato e se Oddo prende un bel risultato e tutti insieme arrivano al 60+1, hanno proposto comunque un progetto alternativo a quello di Daniele Toscano, quindi verosimilmente poi questo consenso andrebbe a rivolgersi comunque contro Daniela e per una prospettiva di Erice diversa da quella attuale. Viceversa è più facile per chi punta al 40% anche allargare ai cosiddetti carrozzoni, quindi anche fare liste che possono prendere quel 3%, quel 2% in più che si può rivelare decisivo. E quindi che cos'è che è pregiudicata? La proposta politica, il nome del sindaco, quindi il principale interprete di quello che deve essere quel progetto, ed è tutto mortificato nella logica dei numeri. Ed è questa stessa logica che purtroppo ci ha fatto perdere a tutti quanti tanto tempo, ed è la logica che, come dicevo prima, ci ha portato invece a fare una scelta di cuore con Silvana Catalano, una scelta che mi piace dire identitaria in questo senso. Ma ripeto, purtroppo la politica non può agire se non nell'ambito di quello che è lo schema di gioco. Lo schema di gioco sono le leggi elettorali. In tutta Italia c'è il 50%+1, quindi come funziona? Funziona che tu devi fare la proposta migliore possibile, la più omogenea possibile. In Toscana senza... forse c'è la stessa legge, credo. Come? In Toscana credo ci sia la stessa legge. La Toscana è sempre stata, diciamo, all'avanguardia per le cose negative. Anche il Porcellum la prima volta nasce in Toscana, i consiglieri regionali, con i consiglieri regionali che erano nelle liste bloccate. Sì. Perché purtroppo, ed è un limite che pregiudica tutta la politica, perché oggi il ruolo dei partiti è sempre meno preminente, proprio perché con le liste bloccate i territori scelgono sempre fino a un certo punto, che e poi sono le segreterie nazionali dei partiti, tutti i partiti che determinano chi può fare deputato, chi può fare senatore e chi può andare a rappresentare i territori. E purtroppo questa è una prassi che onestamente Fratelli d'Italia ha cercato di invertire anche in Parlamento, perché abbiamo da sempre presentato le proposte per le preferenze. La proposta ultima che ci è stata bocciata in aula proprio una settimana fa, con l'intervento fra l'altro assolutamente prestigioso di Giorgia Meloni, che ha battuto sul presidenzialismo, cioè l'affermazione democratica più forte, il popolo che sceglie il suo Presidente della Repubblica, evitandoci quelle cose che abbiamo visto turpi di fine gennaio, in cui c'erano ricatti, ricattucoli e piccoli gruppi che cercavano di essere decisivi e quindi di alzare il prezzo e la posta su altre questioni, insomma cose che in un contesto come quello internazionale, con la velocità dei social, dell'era digitale eccetera, diventa assolutamente insomma anacronistico. Si vince solo grazie ai numeri di questa competizione elettorale ad Erice, buon Giovanni? Si vince a partire dai numeri, ma poi si vince con la proposta e con le persone che si propongono. Le persone, le idee sono incarnate dalle persone che le portano avanti, questo non sfugge a nessuno.
A me sembra che la proposta migliore per il territorio cittadino, e sottolineo per, non contro qualcuno o qualcosa, ma per i cittadini e per il territorio, alla luce del frastagliato panorama culturale che ci siamo trovati ad affrontare, dalle cose che diceva anche Maurizio, la proposta migliore sia quella della sindaca di San Toscano. Mi sembra la proposta che vada in continuità con un progetto che non ci ha visto partecipi né coinvolti nella precedente consigliatura e che per secondo me merita di essere sviluppato e di andare oltre. Mi sembra la più robusta, la più capace, la più efficace per la cittadinanza e per il territorio vicino. Poi i numeri però, come diceva Maurizio, sono necessari. E il riferimento che lui faceva alla legge elettorale non mi sfugge, proprio l'approccio per il quale ne sono convinto da sempre, tu me ne sarai testimone, che la legge elettorale per i comuni comunque sia la migliore nel panorama del sistema delle leggi elettorali nazionali, partendo dall'europeo dove si vota con il proporzionale puro e le preferenze, partendo nei comuni dove c'è l'elezione diretta del sindaco ma c'è anche la possibilità di scegliere partiti e consiglieri. Arrivando alla regione dove c'è lo stesso meccanismo elettorale, addirittura con un premio tale per cui, con un maggioritario secco, con un turno unico che facilita ancora maggiormente l'aggregazione. L'unica anomalia è nel Parlamento nazionale, per il Senato e per la Camera, che non siamo più riusciti a cambiare da un'involuzione del sistema che è andata avanti e che a volte vede convergere su questo argomento i leader dei partiti, a secondo, devo dire la verità, le convenienze del momento. In questo momento sembra che dal dibattito emerga una voglia di proporzionale, per fortuna. Però poi si scontra con i desiderata dei deputati e dei senatori che sono seduti negli scranni e nei seggi del Parlamento nazionale, e di confrontarsi col sistema delle preferenze chiaramente non voglio sapere. Non si può chiedere al tacchino di festeggiare il Natale, mi sembra evidente. Ora, se questo ragionamento lo applichiamo nei territori, ecco il richiamo che facevo poco fa con Angelo anche all'approccio sturziano per la peculiarità che ogni territorio ha dall'altro, chiaramente Erice non è Sciacca, non è Palermo, non è Messina dove ci sono condizioni diverse, ma non sono stati neanche tutti gli altri territori dove ci siamo confrontati nelle precedenti tornate elettorali e dove ci sono altre peculiarità. Ogni elezione è una storia a sé, ogni territorio è una storia a sé, ma per fortuna non possiamo omologare tutto a un centralismo che viene da Roma, viene il leader di Romano e dice si fa così perché noi siamo il partito più bravo, più bello e gli unici che abbiamo la verità nelle nostre mani e la vogliamo imporre a tutti gli altri. Non funziona. Abbiamo visto che non ha funzionato per largo tempo a Palermo, non ha funzionato in altre realtà, non funziona nemmeno a Messina, dove non c'è un'aggregazione. Ma ti sei chiesto perché c'è il 45% di affluenza alle urne? Ma questo è... Ma secondo te perché la gente non va a votare? Non credo che sia una disaffezione. Perché non i rappresentanti non sono più credibili, perché passano di palo in No, non credo. Vedete, la cosa simpatica... Questo probabilmente è una concausa, io te la riconosco questa cosa. È una concausa, ma non è di ora. Perché la gente... Non me la puoi portare, non mi puoi dire ora spunta Fratelli d'Italia che fino a 5 anni fa non c'era, ed era al 30%, al 3%, ora Fratelli d'Italia che al 20% c'è la disaffezione perché c'è Fratelli d'Italia al 21%. Non funziona, non è una narrazione che puoi portare. Passami. C'è una disaffezione che è dovuta da una crisi. No, Maurizio mio, non te lo consento. Perché se tu non fai una disamina sociologica... Derivante anche sì, ma se non si fa una disamina sociologica... Continuo. Ma se non facciamo una disamina della società, delle crisi che vivono le società e che vivono tutte cose, è inutile parlare, scadiamo nel politicismo. Non possiamo fare girare il mondo sui partiti e sulla politica. I territori e la nazione vivono una crisi profonda, non da ora. La crisi anche identitaria di ogni di ciascuna persona che appartiene a un partito e che ma guarda, parli con uno, tu parli con due persone che hanno sempre militato nella stessa parte politica, giusto? Fabio, per piacere. No, io stavo lasciando. Stavo cercando di elaborare un concetto. Sì, noi Fabio. Due, Maurizio, abbiamo sempre militato la stessa parte assolutamente politica. Sì. E nessuno ci può imputare niente se non la ferma coerenza dei valori che abbiamo sempre rappresentato. Ciò non di meno, però, dobbiamo prendere atto di una volontà e di un distacco del corpo elettorale che viene da un momento di crisi, se no non spiegheremmo il successo dell'antipolitica, del populismo e della demagogia che ha regnato Fabio, sovrano negli ultimi 5 anni. Fabio, sicuramente sì. Però io non me lo dimentico il governo di verde, com'era? Giallo-verde, che era frutto di due populismi radicali che ci hanno per fortuna visti fuori insieme.
Eppure quello era il momento di una crisi, di una rappresentanza, della crisi di una rappresentanza che non ha funzionato. Sì, guarda, noi quel populismo ha superato le vette della Forza Italia dei tempi d'oro del 61, del 61-0. Ma di cosa parliamo? Che i territori non hanno più un sistema sociale solido e saldo. Andare in TV e dire giustamente siamo il primo partito, attenzione, non è che dico va, sicuramente è stato fatto un lavoraccio, un lavorone, quello che vuoi, certamente. Però sulla crisi identitaria che ti dicevo poco fa, di deputati che ma ragazzi, ma quando ma si creano i problemi nei consigli comunali, nelle regioni, si ripercuote poi ad ogni livello, ragazzi, ma quando, certo, ma quando c'è gente che a questa tornata è in uno schieramento, la prossima tornata sarà con un altro e poi ritorna con un altro schieramento. Ma l'abbiamo visto a Marsala. Giustamente, la gente che cosa deve pensare? La verità qual è? Veniamo scambiati per taxi. Sì, esatto. Però Fabio, la colpa in qualche misura in questo senso la rappresenta anche il contesto politico. E ti dico di più. Obiettivamente sì, almeno dal mio punto di vista è così. Prima facevo l'esempio di Nacci, ma guarda che l'esempio di Nacci. Ma Nacci democristiano e torna a casa. Che torna a tu casa. Ti sei preso appena Ferrandelli. Ma lui aspetta. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Ma io non ho preso Vito Ferrandelli candidato. Ma tu ti stai prendendo a Peppe La Porta, Alberto Di Girolamo. Tu ti sei cercato a Peppe La Porta. Non è che quello che fai tu va bene e quello che fanno gli altri va male. Ma che stai dicendo? Il movimento Via in questo caso non è un taxi. Voi avete una proposta diretta, assolutamente. Insomma, un attimo, cambiamo. Parte del territorio, no. Probabilmente siamo i più coerenti da qualche anno. No, no, però scusate, direttore, perché io sono sempre la stessa parte. Non ci sono precisazioni. No, avresti ragione tu, se io prendevo Ferrandelli e me ne andavo col PD con Alberto Di Girolamo, io sono rimasto nel centro-destra. Infatti Ferrandelli se n'è andato. Ferrandelli è sempre stato nel centro-destra. Infatti Ferrandelli se n'è andato da Fratelli d'Italia. Infatti bello sono risultato. I miei consiglieri, sono Lele Pugliese che è di destra e Pier Giorgio Giacalone che aveva la destra di Azione Giovani. E allora quindi pensiamoci prima. E allora non mi dire cose che non sei in grado di... Te la dico in maniera proverbiale, te lo dico in maniera proverbiale. A me hanno insegnato che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena. A te hanno insegnato che si può dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Sono scuole di pensiero. E tu la trovi nel tuo occhio, non la vede le pagliuzze degli altri. Ma insomma, non è così. Non puoi fare questa narrazione. Questa è la verità. Questa è la verità. Ad un certo punto, anche tu, parlando di Marsala, visto che stavamo parlando di Marsala, ti sarai sicuramente scontrato con i numeri. Esattamente. E a quel punto hai ceduto alla possibilità Angelo, di poter fare un risultato tu, diverso. E lo sai benissimo tu come me, al di là delle scelte divergenti che abbiamo avuto su Alcamo e su Erice, tu come me, comunque il consenso che riuscivate a organizzare, i candidati che riuscivate a individuare per le liste, non li avete mai portati nel campo del centro-sinistra. Qual è il campo del centro-sinistra? Quello dove c'è un simbolo, che è quello oggi dei 5 Stelle, che sono una sinistra mascherata male, è quello del Partito Democratico, che è il partito di sinistra per definizione nazionale. Ora, se tu e io non abbiamo mai fatto questa scelta, noi abbiamo comunque opzionato il campo del centrodestra. Ma non c'è il centrodestra all'elezione di Erice, dove non ce n'è centrodestra. Ma il centrodestra si è organizzato. Non ce n'è, scusami, il centrodestra Fabio, sono io. Non c'è il centrodestra perché Fabio, i leader o i loro riferimenti territoriali hanno scelto piccolo passaggio. Non c'è mai stata un'iniziativa tendente a costruire il centrodestra. Ma certo, sei in maggioranza con perché c'è stato un candidato residente dove c'erano i 5 Stelle che lui ora critica e con cui è andato a Bercetto e ha invitato lui il responsabile. C'era il Partito Socialista, c'era di tutto, tranne che il centrodestra organico. Io iniziative che vanno contro le persone, contro i programmi e contro i territori, non esposto, per essere chiaro. Perché io continuo a ripetere che la proposta migliore per il territorio ricino, la più organica, la più organizzata, mi sembra essere la più coerente, non sto dicendo che sia addirittura assolutamente la più così, ma il resto non mi sembra che ci sia una proposta la proposta che sia concludente, che sia conducente a qualcosa. È sempre una proposta, scusami, fammi finire perché ho visto le presentazioni degli altri candidati e si parla per le elezioni comunali di Erice, si parla delle strisce pedonali di Trapani, del territorio di Trapani, di quello che fa il sindaco Tranchida, della condizione del consiglio comunale di Trapani, ma su quale base era realizzata questa cosa? L'epilogo sai qual è? Ma sì, perché se scusa, ma poi nemmeno così non si capisce nulla, così. No, voglio sentire Rocca che non fate parlare un po', perdonami, Miceli. Però è importante questo equivoco. Nemmeno puoi parlare come se Tranchida non fosse
organico a tutto questo ma territorio. Non portarlo nel, ma nel dibattito di ieri c'è cosa c'entra Panghina, che io ho sentito un presentatore parlare delle strisce. Cosa c'entra Tranchida? Cosa c'entra Tranchida con Erice, Rocca? E poi Miceli. Sono assolutamente organiche le due le cose. Le strisce di Via Fardella. E chi me lo dice che domani mattina la Toscano, che ovviamente è insieme con Tranchida... Vabbè, se per questo la Catalano era stata rubricata. Catalano è stata rubricata da Tranchida. 10 anni fa. E tu, ma voi mi parli del 2005, era ministro 10 anni fa. Domani mattina, dopo 6 mesi di contestare le strisce pedonali, dopo 6 mesi di contestare le strisce pedonali. Ma cosa c'entra la con Toscano rieletta dice sai che c'è ora faccio le strisce pedonali esattamente ora fai pure il processo agli intenzioni ma che dici che la sfera di cristallo tu no ma è come se Alcamo parlasse del sindaco di Partinico ma non è così allora, ma tu parli del sindaco di Partinico quindi cosa ti rispondono gli alcamesi Alcamo prendi l'esempio di Alcamo e Partinico che sono due realtà totalmente diverse ma su via Angelo finita la trasmissione, Tranchida chiamerà, dopo averla vista, Tranchida chiamerà Fabio e gli dirà ti ringrazio di aver difeso me e il sindaco di Erice, che sono io, perché Giacomo, Tranchida, e il fatto che tu Fabio neghi l'evidenza, mi dispiace. Il tuo cameratismo espresso all'infinito è veramente lodevole, guarda. Non ci dà niente con le cose che stavo dicendo e mi dispiace aver dato pure questa possibilità guarda come un'altra cosa e ti faccio una incredibile puma, che c'è Maurizio incredibile. C'è Maurizio presente la voglia di andare contro Fabio, la voglia di andare contro continua perversa andate contro non state costruendo perla andate contro per natura non vado mai contro e non state dimostrando con le parole però una cosa te lo devo dire in quel frangente mi sembra che l'UDC sia stato invitato a qualche tavolo per cercare di riunire mi ha chiamato Maurizio e gli ho rappresentato è venuta la parlamentare regionale nonché presidente del gruppo parlamentare di Cirano Lombardo. Ha compreso che era un'iniziativa che andava contro, non per il territorio. Quella collezione, come era formulata, con le presenze che erano formulate, era disumana. No, che disumana. Perché la vostra collezione su Erice invece è umana. Può essere vero. L'ho costruita io almeno, non mi ci sono fatto portare da chi è convinto che da Roma deve scendere la verità rilevata. Posso fare una domanda? Perché può essere vero per un certo pezzo. Mi guardo la trasmissione insieme a voi, me la guardo, non la mollo. Può essere vero per un pezzo solo per un motivo. Può essere vero per un pezzo solo per un motivo, perché le antipatie e le simpatie sono dovunque. Ma dopodiché se crei una coalizione le idee le deve avere. Ma la canzone un'idea di quella deve. Riusciamo, regia, riusciamo, lo capisco, ve lo sto chiedendo durante la trasmissione, a preparare un pezzettino dell'intervista che ho fatto nei giorni scorsi all'onorevole Lo Curto, che era presente alla manifestazione sui disabili dei 5 Stelle? Riusciamo, regia? No. Se riusciamo ve la faccio sentire, intanto la condenso con domanda a Fabio Bongiovanni. E allora Lo Curto ufficialmente sostiene il candidato sindaco Maurizio. Ufficialmente non mi sono. No, ufficialmente era presente, io le ho fatto una domanda. Era presente, adesso se la troviamo, l'ho sentita, adesso la troviamo. L'intervista non l'hai sentito perché ancora non l'abbiamo mandato in onda. Io le chiedo come mai la Lo Curto è con Oddo e l'UDC è con Lo Toscano. Le dice io faccio la mia scelta, aura l'UDC di fare bella figura. Ma quindi è ufficialissimo. Sull'argomento specifico, invitata sulla disabilità, sull'argomento specifico, è andata. Ho domandato io per quale motivo lei mi ha detto sono stata invitata e sono andata, poi non conosco onestamente le dichiarazioni che fatte perché non beh, vediamo se la regia riesce a questo, ma anche lì c'è, se l'idea è quella di un io non, davvero non riesco più a capire ma perché è una novità in questo territorio quando c'era per esempio l'onorevole Croce, il senatore Dalì quando si scontravano oppure l'onorevole Adamo, il senatore Dalì sempre cioè posizioni differenti in un partito sono diventate anomalie, sono diventate io mi faccio appello alla tua memoria in questo territorio dove ci sono presenze parlamentari lo stesso per lei è la prima volta che succede un coso del genere ed è uno scandalo una cosa del genere o un segnale di libertà e democrazia anche in questo senso oppure c'è qualcuno che pensa che il commissario provinciale dell'UDC per quanto possa... mi riguarda se vi sembra la domanda per quanto mi riguarda è la dimostrazione l'ennesima dimostrazione nel nostro piccolo che la politica non esiste più punto primo. C'è una difficoltà ce l'abbiamo ce l'abbiamo la regia è in gamba certamente Nicola e Pino e anche Guido di là ascoltiamola la Lo Curto e poi la commentiamo. Onorevole, beh, finalmente palesi il tuo sostegno al candidato sindaco Maurizio Oddo, lo sapevamo però la tua presenza qua ufficiale, beh, obiettivamente lo certifica. Perché questa scelta?
Ma perché Maurizio Oddo ha una visione della città che io spero si possa realizzare, che è anche la mia visione. Lui si definisce cittadino tra i cittadini. L'idea di cittadinanza è quella fondativa su cui io ho costruito anche la mia vita politica, cioè l'etica della responsabilità. Si è cittadini perché si partecipa, perché si è consapevoli dei propri diritti e perché si vuole come dire, dare il proprio impegno per migliorare la qualità della vita degli altri, che sono cittadini al pari, alla pari. Ed essere cittadini alla pari significa che il primo cittadino è consapevole di quanto deve lavorare perché a ciascun cittadino vengano garantiti i propri diritti. Quindi questa visione, che è la mia stessa visione, mi rende responsabile per quel poco che io potrò fare, molto poco lo voglio dire, però mi sento vicina a questa immagine di una città inclusiva. Su questo tema dell'inclusività ovviamente io non posso restare un passo indietro e sono qui a testimoniare il mio impegno perché anche Erici diventi città inclusiva. Sì, però l'UDC è dall'altro lato con la Toscana. E io faccio un sincero in bocca al lupo all'UDC che amo profondamente. Rispetto chi ha fatto una scelta diversa dalla mia, così come sono grata ai miei amici dell'UDC a partire da Erice, che sono anche rispettosi delle mie scelte. La libertà fa parte dei miei diritti, è un mio irrinunciabile valore e quindi non c'è incoerenza tra quello che faccio io e quello che fanno i miei amici ad Erice o a Trapani. Io ho condotto una battaglia e continuerò a lottare per i diritti dei bambini disabili a cui Tranchida ha negato il diritto all'assistenza igienico-personale all'interno delle scuole. Questa battaglia rende incolmabile la differenza, il divario tra me e un certo modo di fare politica, che ovviamente l'UDC magari sostiene e io no. Così ho dato pure spazio al candidato sindaco Maurizio Oddo, per il quale non c'era nessuno in studio. Buon Giovanni, per ora me lo tengo da parte, lo faccio rispondere alla fine. Maurizio Miceli. Allora, a me piace che il collega Buon Giovanni, collega in quanto commissario del suo partito, cerchi di portare all'equivoco le situazioni. Ripeto, torno a ribadire, da lì Giulia Adamo, Nino Croce non hanno mai, e lo sai benissimo, rotto a sinistra. Se hanno preso posizioni diverse l'hanno fatto sempre dalla stessa parte. Alla provincia scordaste. Le ali per la provincia te lo sono dimenticato? Ma non era con la sinistra però, ma che Fabio? Dicendo? Va bene. Quindi il senatore D'Alì ha portato Tu hai vissuto troppo tempo fuori la parte. No, alcuni passaggi storici ti rimbalzano. All'epoca andava all'altro. Al liceo, se proprio ti interessa saperlo. Quindi. Avanti. E ci tengo a fare un'altra precisazione, perché siamo sempre qua, rimestiamo nell'equivoco, rimeschiamo nella... rispetto al discorso dell'onorevole Locurto che abbiamo visto adesso è filmato, è la capogruppo alla regione dell'UDC, non è un personaggio che passa per caso, e ha detto chiaramente che sposa la visione politica di Maurizio Oddo, al di là del tema dei disabili. Il fatto di cercare di ridimensionare, di dimenticare, di escludere, non funziona, Fabio, perché la gente poi le cose le vede. Perché l'equivoco di fondo sta nel fatto di pensare che la gente non capisca, la gente capisce molto meglio di noi. E il fatto che Tranchida e Daniela Toscano siano la stessa cosa, siano la diretta emanazione, è un fatto evidente. E consentimi, continua a personalizzare. Non è personalizzare. Con le e quando tu mi dici, scusami Fabio, e quando mi dite che noi andiamo contro, noi non è che andiamo contro perché ci stanno antipatici, non è che andiamo contro perché riteniamo che siano, chissà, che vengano da Marte a bombardare il territorio. Scusatemi se mi permetto, dico, ma in una competizione elettorale necessariamente certo, le proposte sono l'una contro l'altra. Esiste la dialettica. Ma come Marsala a Petrosino, al Capo con Castellammare, perché noi siamo contro. Perché noi siamo contro, scusami Fabio, perché noi, però mi devi fare terminare, noi siamo contro la visione
di Daniela Toscano, siamo contro tutti i danni che hanno fatto, siamo contro il sottopasso di Tranchida, siamo contro la gestione... sottopasso di Napoli, con Erice, non ce l'hai niente. Angelo Rocca. Perché la pista ciclabile di Erice, chi l'ha fatta? L'ha fatta Tranchida. E chi c'era in amministrazione con Tranchida? Daniela Toscano. Sono la stessa cosa, perché noi abbiamo una visione di insieme del territorio. Angelo Rocca. In sostanza, penso che... Fabio, dopo rispondi. Penso che un po' da parte di tutti, penso che un po' di obiettività su determinate cose bisogna averla. La Locurto non vuole sposare il progetto dell'UDC su Erice, eccetera, eccetera. Assolutamente, libera di farlo. Può capitare che magari non la vedi come altri colleghi del tuo partito, però sei il capogruppo, come diceva Maurizio, dell'UDC all'Assemblea regionale. Quindi che puoi fare? Defilati. Ma magari non ti esponi, magari cioè, cerchi comunque di far qualcosa che non possa far pensare diversamente, altrimenti si va nel campo dell'equivoco, come diceva assolutamente Maurizio. Sulla cosa Tranchida Toscano. È evidente, Fabio, non fatte è una non ragione, è una ti cosa... stanno dicendo, ti stanno dicendo. Ma dalla loro parte, certo, ma io non è un concetto che respingo. No, ma perché? Ma perché non ha senso parlare di Erice? Ma tu ti immagini se Montecatini parlasse di Pistoia, se Roma parlasse di Albano Laziale, se Palermo parlasse di Figarazzi? Infatti è tutto qua l'equivoco, perché su Trapani Erice c'è stato un regime e un sistema di potere che ora andiamo alla propaganda pura. La propaganda, i fascisti su Marte lo facevano nel 2005. Non è l'argomento di ora. Tant'è vero che gli assessori da Erice fanno i consulenti a Trapani e viceversa. Tant'è vero che tre liste della coalizione di Daniela sono un movimento. Giacomo Tranchida. No, sul movimento. Sul c'è un controllo diretto. Ma e ti dico voi di non più, siete abituati a ragionare in termini di civismo. Purtroppo Fabio, io il vostro centralismo lo capisco. È in civiltà probabilmente per definire non la direi così come magari l'ha detto Maurizio. Ti rendi conto pure tu sì, che non però, è praticabile però, questa cosa. Sì, ho capito. Però dico, spiegami dove sbaglia nel dire che non c'è nessuna connessione. O che parliamo addirittura di territori diversi. Ma perché diversi? Non parliamo di programmi? Ma scusate, che cosa parlate dei vostri programmi, dei vostri candidati su Erice? Una parola non l'avete detta. Ma stai scherzando? Ma di che cosa state parlando? Ancora agitate le bandierine ideologiche. Non è ideologiche e personalistiche. Non è tanto che aver rotto, tanto che aver rotto quella coalizione resiliente che proprio non su questa base non riusciva a vincere. Non è bandierina ideologica, ma nemmeno ci possiamo sopportare il fatto che Tranchida e Toscana non sono nulla. Sono due Ragazzi, ma quando noi diciamo che io vedo un territorio, che continuate così e raccogliete il consenso in questa maniera, denigrando e sconclusionando gli altri. Ma nessuno sta denigrando nessuno. Ma io vedo un territorio che è quello di Erice, che ovviamente si rifà quello di Trapani e viceversa. E succede. E Alcamo si rifà quello di Castellammare. Ma non è così. Marsala si rifà Petrosino. Campobello si fa Mazzara. Conosci il sono territorio, tutte realtà conosci il territorio, la provincia di Trapani, quanto me o come un po' ti stai arrampicando. Campobello e Mazzara fare questi paragoni. Campobello e Mazzara, la stessa, io sto parlando di territori contigui che sono strettamente interlazionati, sì, anche dal punto di vista del territorio. Rispondi a me, Campobello e Mazzara del Vallo hanno avuto momenti di questo confronto? Innanzitutto, visto che stai chiedendo a me, territorialmente è assolutamente legittimo che Erice e Trapani parlino un linguaggio similare, se non lo stesso. Io sto parlando a prescindere dalle amministrazioni. Ma perché mi porto su un altro argomento? No, programmaticamente. Il programma di Erice, dove è il confronto sul programma di Erice? Fabio, Trapani. A questo Erice. Devi chiedere a loro. Infatti è la seconda volta che lo domando. Ora ci arriviamo. Poi magari risponderanno se la domanda gliela faccio io. Che dovrei essere titolato a porre domande. Visto che fai l'esempio di Alcamo e Castellammare, quindi Trapani Erice. Culturalmente, per tradizioni, certo. Per territorio, per connettività, per servizi, certo. Sono due cose differenti. Sono state amministrate in maniera differente, perché Alcamo e Castellammare vedi che non sono. Ma io una cosa di questa lezione. Mentre ad Alcamo è sempre stato così, da quando mentre ad Alcamo spopolavano e quando c'era Tranchida. Mentre ad Alcamo spopolavano fallo parlare però, buon Giovanni, fai mentre parlare, per piacere. Spopolavano i 5 Stelle, a Castellammare vinceva Nicola Rizzo. Culturalmente, politicamente, cioè sono due cose totalmente diverse anche se siamo a 5 chilometri, qua no. Qua quello che succedeva a Erice succedeva a Trapani e quello che succede ma a Trapani succede di ancora ora. Oggi ad Alcamo quando a Erice c'era Tranchida, a Trapani c'era Fazio e queste cose non emergevano, nessuno di voi due
impegnati in altre faccende affaccendati, se ne è mai accorto e se ne accorge ora. No, ma no, qua, ma queste strumentalizzazioni dove arrivano? No, e a chi vogliono colpire? Allora hai ragione lui. A chi vogliono colpire queste strumentalizzazioni? Parli non della, del mi fine legislatura cittadini e territori. Mi piace che tu continui a mestare nell'equivoco per difendere delle tesi. No, non difendo, a me sembra assurdo quello che proponete. Neanche, guarda, neanche siete sconclusionati nella proposta. Mi dispiace doverlo dire. La vostra proposta è solo contro le persone. Va bene, allora vediamo di fare un attimo di ordine. Dobbiamo, tanto sono posizioni divergenti. Sono sicuro che i nostri amici telespettatori che generosamente seguono la trasmissione e ci sentono interloquire sanno, vedendo, si divideranno, non però mi devi fare finire anche questo discorso. Quando vedono la trasmissione voglio capire se crederanno al fatto che Tranghillo e Toscano sono due entità diverse o se sono sostanzialmente l'uno il ventriloquo dell'altro. Almeno si divideranno, non avere la pretesa che credano tutto quello che dice tu. Questa è nuova, cioè da fotocopia siamo passati all'uno il ventriloquo dell'altro. Ma no, questo è il rispetto delle persone, è giusto? Tanto è vero che quando hanno arrestato, scusami Fabio, tanto è vero che quando hanno arrestato, la cifra culturale di queste persone è questa. Fabio, tanto è vero, no Fabio mio, tanto è vero che quando hanno arrestato, scusami Fabio, tanto è vero che quando hanno arrestato il vice sindaco catalano, la conferenza stampa non l'ha fatta a Daniela Toscano in solitaria, c'era accanto il sindaco di Trapani che era Giacomo Tranghida, che motivo allora, avevo parlare di programmi, fatemi per piacere, ve lo chiedo quasi per piacere, mi fate fare un attimo il mio ruolo, vorrei fare una domanda e vorrei capire, visto che stiamo arrivando alla conclusione di questi 50 minuti di dibattito anche abbastanza intenso, quali sono le differenze programmatiche? Bongiovanni ha ragione, cioè alla fine Rocca, ma voi se vincerete la competizione elettorale con il candidato Spina, la vincerete per quale soprattutto proposta progettuale che vi differenzia dagli altri? Ah, proposte progettuali è quelle che domani Piero Spina insomma renderà note ufficialmente, visto che ci sarà la presentazione ufficiale del candidato e delle liste, sono quelle che ribadiamo da giorni e da giorni. Noi abbiamo in realtà, scusa, una precisazione, la presentazione avviene oggi, noi siamo registrando di sabato, certo, andiamo in onda di domenica, quindi in giornata c'è stata questa manifestazione. E non è vero, Fabio, che noi siamo solo contro, noi probabilmente siamo contro alla visione che questa amministrazione ha della città. Dici tu, noi non è che siamo contro la persona, ma scusami, noi non è che siamo contro la persona, noi a livello personale non abbiamo niente con nessuno, in nessun caso, però è chiaro che se dovessi io o la nostra coalizione amministrare questa città, sicuramente avremmo una visione diversa. Sicuramente non avremmo speso denaro e avremmo cercato finanziamenti per fare determinate cose, ma ne avremmo fatte altre. Mi è arrivata pochi giorni fa una foto, Fabio, dell'acqua corrente che arriva nelle case di Erich. È sconvolgente. Il colore di quell'acqua è sconvolgente. Io avrei questi 5 anni. Sta dicendo che se vince Piero Spina arriva l'acqua trasparente? No, ma sicuramente faremo degli investimenti. La bacchetta magica! Ma sicuramente la rete dell'Erich! Ma sicuramente faremo degli investimenti. Io non c'ero. Io non c'ero. La rete. Tu eri a Roma. E sei tornato da poco tempo. Mi fate dire da poco tempo. La rete dell'EAS, della regione, se vince Piero. Mi fai dire una cosa. Fabio, so esattamente di chi sono. Non lo sa il vice sindaco, perché l'altra volta ospite qua ha detto una serie di cose su di chi è la proprietà della rete. Io so perfettamente di chi è la proprietà della rete e so perfettamente cosa può fare un comune per rendere quella rete migliore di quella che è adesso. Ad Alcamo quanti giorni arriva l'acqua? Ogni 7 giorni? No. Attualmente, dopo un innesto che hanno fatto lì, un'indagine sui cose, assolutamente. Quanti giorni arriva? Le criticità sono quali per tutti i territori. Fabio, non è che c'è una specialità di Erich. Fabio. O arriva qualcuno candidato con la bacchetta magica e dopo viene eletto risolverà i problemi. Tranquilla, Daniela, facciamo una cosa, Maurizio, tu vieni a prendere la bacchetta magica, questione di bussola, Maurizio, amico mio. No. 15 anni Daniela è stata assessore di Tranquilla, Maurizio, da 15 anni che le bufale, puoi continuare a dirle perché sei stato lontano, Maurizio, se a Derice c'è tutto a posto, tutta questa discussione non c'è, tutta questa discussione, com'è che Daniela non prende 90%? Anzi, merita di essere proseguita questa discussione proprio per questo, perché le iniziative che sono state fatte volte a rendere migliore queste cose provengono periodo. Eravamo però fermi alla domanda su qual è la proposta. In 15 anni si può risolvere questo problema?
Sicuramente non da un giorno all'altro. In 15 anni si può risolvere questo problema. Sicuramente non da un giorno all'altro. Non è che in 15 per... anni, ti ho detto in 15 anni. Sto dicendo, non è che se come si poteva risolvere. Rocca, andiamo al punto. Appunto. Come si poteva risolvere e come Spina eventualmente si adopererà per far sì che non avvengano investendo. Più questi episodi. Certo. Investendo. Investendo. Cercando di reperire. Risorse comunali. No, cercando di reperire quei famosi finanziamenti di cui tutti si riempiono la bocca e che non vengono utilizzati per cose di prima necessità. Ma tu lo sai che l'ate idrico Trapani non è costituito e che è l'unico soggetto che può accedere ai fondi europei e l'ate e non i comuni? O non lo sai? Di che cosa stai parlando? E quindi in 15 anni non si è riusciti a trovare una soluzione? Non si è riuscito a ricostruire? Non possono accedere ai programmi finanziari, i comuni da soli non possono accedere, sono obbligati in un consorzio che si chiama ate idrico provinciale. È vero, è l'ate idrico. La finiamo di fare propaganda? Non è propaganda, è propaganda. Io Fabio, io penso che i sindaci possano comunque sedersi e trovare una soluzione in 15 anni. In 15 anni. Ad Alcamo si è visto in 15 anni che cosa è successo. Penso che ci possa essere una soluzione. Ogni sette giorni l'altro. Magari tramite deputati, magari continuando ad avere anche un minimo di interlocuzione con le istituzioni, cosa che non mi sembra che ci sia. Maurizio Miceli, cosa vi differenzia dagli altri? Ora lo dico, però... No, però deve andare nel punto. Direttore, io lo so, però a me parlare di bacchetta... Chiedo scusa perché tu mi dai del lei, io continuo a darti del tu. Assolutamente sì. No, vabbè, no, sarò maleducato. Ma io non lo faccio, questione di... perché le devo dire? Sono sempre stato abituato a dare lei... Sì, lo capisco, ma io continuo a dare sono sempre stato abituato a dare lei alle persone più anziane di me. Ok, va bene, questa me la segno. Prego. Allora, la questione qual è? A me fa sorridere l'idea che si parli di bacchetta magica. Questi hanno governato 15 anni, ma non è questione di bacchetta magica. Allora si vantano di prendere finanziamenti pure per rifare il colore delle nuvole. Dopodiché non sono mai riusciti a creare sinergie per il solipsismo tranchidiano e toscaniano. Hanno avuto il riferimento l'assessore alle attività produttive della regione siciliana, che qualche cosa immagino. Continua a dire bufale. Va bene. Continua a dire quindi bufale. Turano non è stato assessore. Ma no, signore. Turano non è stato assessore. I finanziamenti per le reti idriche, dille da dove provengono. Lo devi dire, deve avere il coraggio e la onestà intellettuale di dirlo. Ti è caduto pure il telefono. Purtroppo. Noi addirittura con il nostro partito, con il nostro autorevole esponente, anzi i nostri autorevoli esponenti all'Europarlamento, abbiamo pure creato un raccordo con la Water Europe Platform. Che si occupa di fare questo tipo di finanziamenti. Scusa, abbiamo fatto un convegno, dato che voi parlate sempre di chiacchiere, noi programmi li facciamo, abbiamo fatto un convegno sull'energia e sull'acqua con la candidata sindaca. Vergogna! Il comune di Fermola che ha 1800 abitanti, più piccolo di Poggioreale, l'unico comune in Sicilia che attua la raccolta puntuale della raccolta referenziata. Parli di cose di cui non sai. Fabio, torna a Roma, che stando a Roma e sfruttando la tua professione, giustamente perché ti tieni impegnato a Roma, studia meglio sulla realtà degli enti locali. Fabio, Perla è l'unico comune in Sicilia che attua la raccolta puntuale. Non ce ne sono altri. 1800 Fabio, abitanti fanno la raccolta con gli Sceccareddi. Fabio, fanno la raccolta con gli Sceccareddi. A me piace il nervosismo che manifesta Fabio. Buongiorno. No, io sono passione, è passione. No. Vedi, io sono informato delle cose, a differenza degli altri che fanno invece propaganda. No, ti dico le cose puntuali. Propaganda. Perla in provincia di Siracusa è l'unico provincia in Sicilia che applica la raccolta puntuale. Dato che tu non lo sapevi. Dato che tu parli tu questo non lo sapevi. Buon Giovanni, piacere. Dato che tu parli di Roma, ti dico, ma che me ne frega di Perla? Io ti sto facendo un altro discorso. È stato invitato a un convegno dove c'erano 10 personalità che parlavano. E ti dico di più, c'era un nostro dirigente di partito di Campobello di Mazara, dato che tu prima l'hai evocato, che è l'amministratore delegato della Saba Technology, una delle 5 società che ha partecipato al padiglione Italia all'Expo di Dubai, che ha inventato un meccanismo per convertire l'aria in acqua. La sto facendo molto semplificata perché è un oggetto molto complesso. La Striscia Notizia, se non ricordo male, finito questo servizio. No, la Saba Technology di Campobello. Guarda la Striscia Notizia fra gli archivi dei video e te ne accorgerai. Assolutamente no, la Saba Technology, ma che stai parlando? Non vedo, anzi, ti dico di più, ha avuto interessamenti e lettere di merito da parte di molti paesi del Medio Oriente, eccetera, proprio perché il tema dell'acqua lì ovviamente capisci bene. Quindi la proposta programmatica che... No, rispetto all'acqua, rispetto ai finanziamenti, noi abbiamo una visione, abbiamo anche chi può attuare quella visione, appunto il rifacimento totale della rete idrica, altra questione... Colleati.
altra questione. Don Giovanni, devo chiudere la trasmissione, se altra tu interrompi, non mi per fai esempio, fare... Per esempio, loro che fanno sempre i fenomeni in questo senso, noi abbiamo semplicemente proposto che ci sia un unico piano regolatore per quanto riguarda il lungomare di Trapani e Erice, che non possono avere due visioni, due meccanismi decisionali diversi, ma che non accennato. Deve... La regione c'è, va bene, c'è comune di Erice. Va bene, io ti ringrazio che tu continui a interrompermi, Poi, non voglio... perché voglio in questo senso essere un po' più delicato rispetto a quelli che sono stati gli interventi veramente degni di nota del sindaco toscano rispetto alla gestione del centro storico. I bagni pubblici, l'altro giorno la nostra candidata ha posto il problema che i bagni pubblici sono chiusi e la stagione estiva sta cominciando, hanno semplicemente messo una copertura sulla scritta bagno pubblico in modo tale che la gente potesse non sapere di che cosa si stesse parlando. Perché ecco, questo è il metodo, il meccanismo, mettere la polvere sotto il tappeto. Noi affrontiamo la gente perché noi ci prendiamo e ci assumiamo la responsabilità delle nostre azioni, e per questo sono convinto che avremo buoni consensi e soprattutto che non rimesteremo nella fiera dell'ipocrisia, che è quella che appartiene allo schieramento che difende molto bene Fabio Bongiovanni. Fabio Bongiovanni, per chiudere, e invece adesso quale sarà il rilancio dell'azione amministrativa se dovesse essere confermata la Toscana? Grazie anche all'appoggio dell'UDC. Ma anche l'università, sì, perché vede anche quello è un l'università, Fabio, cioè, avete tolto i finanziamenti e Daniela dichiara rilanceremo l'università. Io per 10 anni atto, avete tolto prendo atto e continuano a non parlare di programmi. Ma avete la faccia di bronzo. Continuano a non parlare dei loro programmi e continuano ad attaccare le persone su due dichiarazioni. Sulle dichiarazioni potreste trovare il mio consenso se non eccedete il tuo sul resto ho partecipato io personalmente Daniela insieme alla sindaca toscana agli incontri con il magnifico rettore Midiri, di cui mi onoro di essere personale amico e di aver intavolato tutta una serie di costruzioni che gli altri devono ancora costruire e neanche hanno l'idea, neanche la lontana conoscenza dei numeri e delle dinamiche che si sviluppano sul consorzio universitario di Trapani, né delle risorse che sono necessarie né di quello che è necessario affrontare nella programmazione universitaria, che dentro Daniela la conferenza, dentro la conferenza del rettore, cause dentro la conferenza a costo del rettore, che sono pubblica, tornate proprio con questa sindaca Fabio, ti sfuggono queste cose, l'ho approvato io quel bilancio l'ho approvato io è rientrato pure con gli interessi. Avete la faccia di bro, una domanda tu sei in grado di rispondere, dai. Qualsiasi territorio, sul territorio nazionale, qualsiasi città che ha la fortuna di avere l'università nel proprio territorio non fa altro che investire. Perché per anni, come giustamente dice Maurizio, i finanziamenti sono stati tolti piuttosto che essere il tuo comune di Alcamo, il consorzio universitario mette 1.700 euro. Gli unici tre comuni che finanziano il consorzio universitario sono Trapani, Marsala ed Erice. E quindi, il resto non esiste. Non esiste l'imprenditoria. Quindi, non esiste nulla. Dei tre consorzi universitari della Sicilia, Trapani non solo il più piccolo, ma è quello che è nella tua città. È nella tua città. Alcamo contribuisce con 1.000 euro, 1.300 euro. La domanda è perché Daniela passiamo non ha contribuito per 10 anni? No, tu parli ha di contribuito, non è così. Va bene. Non è così. Esordiamo. E appena Daniela Toscano parlerà di università, le interlocuzioni con l'università abbiamo fatto insieme. Tu non hai idea. Non mi fate gridare che poi mi aumenta la pressione. Tu non hai idea. Tu parli a Mantova. Non conosci la programmazione universitaria. Come se negli ultimi 30 anni non avessimo frequentato l'università. Non si capisce nulla. Non si capisce nulla. Se fate così. Non si capisce nulla. Diceva Maurizio Miceli prima, che è pure il rispetto dell'anzianità nel mio caso, se mi fate urlare poi ma aumenta la pressione, faccio concorrenza pure a mio amico e collega Mario Torrente, che ce la conosciamo come pressione alzata. Dobbiamo chiudere. Mancano, oggi ne abbiamo 15, mettiamo un po' di sale, 29 giorni al voto. E questa è la prima trasmissione, diciamo, con un dibattito politico vero. Non riesco a immaginare da qua al giorno 12 di giugno che cosa possa succedere. Voglio dire una cosa, intanto vi ringrazio tutte e tre, Maurizio Miceli, commissario provinciale di Fratelli d'Italia. Ringrazio Fabio per averci dato forza. Grazie Angelo Rocca. Grazie per direttore, grazie a tutti. Non abbiamo più questa trasmissione, commissario provinciale del Movimento Via. Grazie a Fabio Bongiovanni, commissario provinciale dell'UDC in provincia di Trapani. Consentitemi, Angelo e Maurizio, una battuta. Se io dovessi
scegliere un giorno di fare questa pazzia, di candidarmi a sindaco, dovessi diventare sindaco, vi giuro che mi prendo Fabio Bongiovanni, perché come difende lui le cose in cui crede, nessuno ci riesce. Gola, e noi ci penseremo anche noi. Fra di noi ce lo possiamo dire, l'unico che ha la bacchetta magica, cioè, è Nicola Baldrà. Va bene, grazie a tutti, questa è stata Respubblica Sicilia chiama Europa e siamo solo all'inizio di questa campagna elettorale. Confronto, arrivederci. Poi.